Beh, poi in gara. Poi in gara può non si sa tutto. Mai. Magari invece io vinco i blocchi e arrivo ultima in lead, potrebbe essere. Ciao, sono Laura Rugora, ho 22 anni, vengo da Roma e faccio parte della nazionale di arrampicata sportiva. In arrampicata ci sono tre diverse discipline. Alle Olimpiadi di Parigi ci sarà una medaglia per la velocità e una medaglia invece per una combinata tra la lead e il boulder. La lead è l'arrampicata che si fa con la corda e vince chi va più in alto, mentre invece il boulder si fa su percorsi più brevi con i materassi sotto e diciamo che vince chi ne fa di più. A ogni disciplina viene assegnato un punteggio, si può totalizzare un massimo di 100 punti, poi si fa la somma dei punti e si fa la classifica. A differenza di Giorgia, che come ha detto è più una boulderista, io preferisco invece la lead. Però comunque col fatto della combinata dobbiamo entrambe prepararci tutte e due, quindi ci alleniamo insieme, a volte andiamo anche a scalare insieme su roccia perché viviamo tutte e due a Trento. Diciamo che abbiamo due stili di arrampicata abbastanza diversi e quindi molto diversi. E io penso che scalare con una persona che ha delle caratteristiche diverse sia molto utile e anche molto stimolante, perché magari a volte dei passaggi che a me sembrano impossibili, magari vedo Giorgia che li fa, capisco che effettivamente sono possibili, magari delle volte mi dà anche qualche suggerimento e poi alla fine, anche se non riesco a farlo, magari mi ci avvicino di più. Se mi trovassi in una finale di combinata con Giorgia, la cosa di cui avrei più paura sarebbero, sul boulder sicuramente probabilmente mi batterebbe e io dovrei cercare di fare più punti sulla lead, e se trovassi una via magari fisica un po' che è più di resistenza alla forza che rispetto che proprio di resistenza pura, sicuramente potrebbe andare molto bene anche lì.